e soprattutto rendere la fede qualcosa di autentico, di vivo, di concreto attraverso il sostegno, la collaborazione, la disponibilità e il servizio ai poveri e ai sofferenti. E certamente questo Sant'Antonio oggi ci chiede. E magari proprio in ragione di quello che lui ci chiede e dei voti che noi possiamo esprimere attraverso la sua intercessione, perché no, affidiamogli anche le nostre necessità, le nostre sofferenze, le situazioni che ci inquietano, le nostre persone care per le quali certamente vogliamo pregare e affidare a Lui la cura, la premura e tutto ciò che serve per una vita umana, spirituale e materiale dignitosa di figli di Dio. Affidiamogli le nostre pene. Interceda ancora una volta per noi e per tutti coloro che si raccomandano alle nostre preghiere.